oggi vi voglio parlare della cosmesi del terzo millennio, che non potrà che essere una cosmesi eco-dermo-compatibile, cioè una cosmesi che rispetta da una parte il concetto di ecologia, ma non perde di vista il concetto e la compatibilità con la pelle. Noi non possiamo più pensare che mettiamo sulla nostra pelle impunemente qualunque cosa. La definizione di cosmetico recita una sorta di mantra, che questa cosa è un prodotto di largo consumo, di ampia diffusione, che non dovrebbe nuocere alla persona. In effetti poi c'è anche una regolamentazione, una normativa. Il cosmetico oggi è normato legalmente e lo è ancora di più da luglio del 2013, perché se voi pensate che fino a luglio del 2013 era in vigore una legge dell'86, abbiamo dovuto aspettare l'Unione Europea che ci ha imposto una normativa globale, per cui oggi noi, per quello che riguarda il cosmetico, facciamo riferimento a questa normativa del 2013, che non vi racconto perché è noiosissima, però volendo è consultabile perché è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Quello che voglio ricordare però sono un po' i numeri della pelle. Perché? Perché la pelle è l'organo più grande del nostro corpo, è un organo, quindi ricordiamolo sempre, cioè la pelle non è un involucro passivo, quindi non è una cosa che può essere trattata come un rivestimento, ma è un organo con vitalità. Tre strati, uno spessore ben definito, una quantità di acqua altissima, il 35% dell'acqua del nostro organismo è contenuta nella pelle. Quante cellule? 3 milioni di cellule, 2 metri quadri di superficie, un peso, ha un peso anche la pelle, e una sua attività di rinnovamento che compie attraverso un rinnovamento cellulare con uno strato basale dotato di cellule germinative, un'attività che controlla la pigmentazione grazie alla presenza dei melanociti, e poi ha una sua attività neuroendocrina, recettori ormonali, recettori nervosi, oltre ad avere i famosi annessi, cioè capelli, ghiandole, ghiandole sebacee, ghiandole sudorie, un mondo, la pelle è un mondo. Paragonate, tenendo presenti questi numeri, se noi li spostiamo nel mercato e vediamo che cosa mettiamo sulla pelle e quante volte mettiamo sulla pelle, ecco che cominciano a uscire altri numeri. Il mercato europeo, quindi facendo ancora riferimento ad altri numeri, ci dice che noi mediamente consumiamo o applichiamo 12 grammi di sostanze sul nostro corpo, pari a 2 milioni e più di tonnellate di sostanze consumate solo nell'Unione Europea. E queste sostanze poi vanno a finire nell'ambiente. In media, una persona, lo diceva prima anche Marina, lo ha ribadito Vincenzo, noi veniamo a contatto con quasi 500 sostanze solo per lavarci, per usare uno shampoo, per usare un balsamo, per usare una crema idratante, maschi e femmine comprese, perché usiamo anche, il maschio usa la schiuma da barba, a volte usa anche il dopo barba. Quindi, e se di ognuna di queste, di questi prodotti noi andiamo a dettagliarne la quantità, allora per esempio un balsamo può contenere a sua volta 31 sostanze, una crema da giorno ne può contenere 45 e così via. Quindi come vedete i numeri diventano interessanti, se non addirittura qualche volta anche inquietanti. Perché se poi ritorniamo alla funzione del cosmetico, questo cosmetico che cosa deve fare? Quali sono le caratteristiche che deve soddisfare, quali sono le aspettative? Deve avere una funzione igienica, noi ce l'abbiamo con un cosmetico.
può avere una funzione normalizzante, cioè noi a un cosmetico chiediamo di mettere in ordine i problemi che la nostra pelle segnala, pelle secca, pelle grassa, pelle asfittica, pelle impura, quindi un'azione di normalizzazione. Ma deve avere anche una funzione estetica, cioè se io mi trucco, se io metto, utilizzo il make-up, valorizzo la mia pelle. Quindi, come vedete, poi tutta questa sua semplicità il cosmetico non ce l'ha. Allora diventa importante capire come è fatto un cosmetico, come è strutturato. Qui entriamo poi in un campo che è strettamente di appartenenza chimica. Un assaggio, che cosa, come fatto, quali sono per esempio i componenti che noi ritroviamo in un cosmetico, i componenti chimici. E allora dobbiamo parlare di tensioattivi, dobbiamo parlare di emulsionanti, dobbiamo parlare di solubilizzanti, dobbiamo parlare di principi attivi che possono essere grassi, i lipidi, appunto. I caratteri reologici, cioè un cosmetico può essere il migliore del mondo, il più buono da un punto di vista di composizione, ma può fare schifo a chi lo applica perché non rispetta questi caratteri reologici, cioè non è spalmabile, non è gradevole, non ha un odore accettabile, cioè sono tante le componenti. Deve avere una sicurezza, quindi deve essere conservato bene. A parte i cosmetici anidri, cioè senza acqua, quindi i burri o le cere, tutto il resto si deve conservare, perché l'acqua è vita e fa germogliare, fa fermentare i batteri. Quindi un cosmetico deve essere ben stabilizzato e deve essere ben conservato, perché sennò io mi metto una cosa che mi danneggia in qualche modo. E poi ci sono appunto i principi attivi, cioè i principi attivi sono quelli che poi caratterizzano e imbrogliano, sul quale il marketing in qualche modo punta, cioè un prodotto a base di aloe vera, poi vai a vedere la composizione, l'aloe è una percentuale irrisoria, tutto il resto sono questa roba qui che serve a stabilizzarlo, a conservarlo, a renderlo batteriologicamente puro e così via. Il che non è un'azione disonesta, attenzione, perché poi la mistica del naturale al 100% può portare a una confusione e anche a una irrealtà del cosmetico. E poi ci sono le formulazioni, come viene formulato. Questi sono alcuni esempi, la new entry per esempio in cosmesi sono i patch, vanno molto di moda, adesso i cerotti antirughe che metti solo nella zona dove vuoi attivare un concentrato di principi attivi, ma se no la maggior parte sono fatti di emulsioni acqua in olio, olio in acqua, gel, miscele. Le miscele per esempio, dici, ma qual è la miscela? La miscela è una polvere. Un cosmetico o una polvere assorbente, una polvere che usiamo anche per la prevenzione dell'eccessiva sudorazione. La mia testimonianza come dermatologo del terzo millennio, cioè io ci sono in questa realtà, ribadisca, non potrà che essere un dermatologo ecodermatologo, in cui si riprende in mano la consapevolezza e la conoscenza della pelle con una nuova attenzione, un'attenzione ecologica, ma non per mistica, non per moda, non per stare sul pezzo come si dice, ma perché ne vale la pena, perché sempre più dati ci dicono che quello che fa male alla pelle fa male all'ambiente, la pelle è diventata un target, una sorta di organo che ci fa capire anche quello che fa bene alla ecologia, cioè la possiamo usare per questo. Perché? Perché comunque sia noi abbiamo l'organo che impatta immediatamente. Pensate che c'è in letteratura, Vincenzo ha citato PubMed che è un motore di ricerca
eccezionale per avere tutti i dati scientifici più accreditati. Se noi andiamo a cliccare pelle e inquinamento, ci sono due lavori, tre lavori nel mondo. Andiamo a cliccare inquinamento e apparato respiratorio, inquinamento e apparato digerente, migliaia di lavori. La pelle non viene studiata pur essendo il primo organo che impatta con l'ambiente. Pensate ai bambini che sono nelle carrozzine che vanno a spasso con le mamme e che sono al pari dei tubi di scappamento delle mamme. E pensiamo alla superficie, ritorniamo ai numeri, tutto si ricollega, ai numeri che, della superficie cutanea. Io ho dato un numero di una superficie di un adulto, la superficie di un bambino è un decimo di quella di un adulto, di un bambino di pochi mesi, quindi tutto si concentra in quella superficie. Quindi l'attenzione all'ambiente, l'attenzione alla pelle significa anche la tutela delle nuove generazioni, dei nostri figli, no, io devo parlare dei miei nipoti, spero, che mia figlia ormai è in età da marito. Sono molto contenta che oggi mia figlia, che è una studentessa di medicina, per la prima volta è venuta a sentire la sua mamma. E quindi il discorso che ritorna è quello di apertura, parlare fra tutti quelli che si occupano di questo settore e ognuno di noi che metta la sua competenza per favorire finalmente una sinergia di altissimo livello. A questo punto noi possiamo anche parlare finalmente di terapia cosmetologica, cioè di dare una dignità scientifica al cosmetico. Perché? Perché il cosmetico, se è strutturato bene e se è formulato in maniera corretta, può diventare sinergico con la terapia, può diventare la terapia di transizione tra una terapia medica e l'altra, può evitare di creare sensibilizzazione, può addirittura diventare un'alternativa al farmaco e può in qualche modo, e questo non è scritto per ultimo, ma secondo me è al primo posto, è un aiuto eccezionale sulla componente psicologica. Pensate a un ragazzo con l'acne, pensate alla possibilità di dargli un make-up giusto, la copertura per poter avere la pelle guardabile durante il periodo di trattamento. Cambia tantissimo l'emozione di questa persona. Perché comunque sia la pelle nel suo sviluppo embrionale nasce dallo stesso foglietto che crea poi il sistema nervoso, guarda caso. E quindi noi abbiamo un'interferenza tra l'emozione e la pelle che è altissimo. Guardate come ritorna poi il discorso degli oli essenziali, dell'annusare. Il bambino al quale metti l'olio per farlo respirare meglio e che comunque annusando e poi sente la mamma, l'odore della mamma, cioè tutto torna, tutto diventa un'unica realtà alla quale noi afferriamo poi. Entrando nel merito più specifico del cosmetico, però noi dobbiamo anche avere un parametro scientifico di riferimento. A che cosa noi ci riferiamo, noi per esempio dermatologi, quando consigliamo un cosmetico? Al dermatologicamente testato, alla presenza del principio attivo e all'efficacia. Vi faccio l'esempio pratico, mi viene un informatore scientifico e dice: dottoressa, siamo usciti con una crema per la secchezza. Di solito quando dice siamo usciti con una crema, io molto cinicamente dico: non ne sentivamo la mancanza, perché c'è talmente tanta robaccia in giro che scongiurerei la fuoriuscita di nuovi prodotti. Perché poi che cosa succede? Ti arrivano col prodotto finito, evitando questa sinergia che dovrebbe nascere nella formulazione, cioè a monte, non quando il prodotto è finito. E che cosa mi dicono, presentandomi un bel depliant bello impaginato, lucido e ben strutturato da un punto di vista di marketing?
che c'è un principio attivo che migliora la secchezza della pelle e che questo cosmetico è stato testato dermatologicamente. Che vuol dire che è stato testato dermatologicamente? E questo basta e avanza per dirlo, non è che è la normativa che lo permette, che questa azienda che ci ha messo pure la faccia a dire che ha dermatologicamente testato il prodotto, ha preso 20 persone, gli ha preso un pezzetto di un pochino di questa crema in questione, l'ha applicata su delle fin chamber, che sono delle piccolissime cerottini vuoti in cui si applica questo prodotto, l'ha appiccicato alle spalle di questi 20 volontari e dopo 2 giorni gli ha levato sto cerotto dicendogli di non lavare. Se queste persone non hanno avuto nessuna reazione allergica, il prodotto è dermatologicamente testato. Questa è una delle lacune più grandi della cosmesi. Uno, perché fortunatamente le allergie ai cosmetici hanno un'incidenza bassissima, però possono creare altri problemi. La lettura dell'INCI, cioè che cosa contiene questo cosmetico, chi me lo dice? Cioè tu mi dici che c'è un principio attivo, io siccome ho imparato a leggere l'INCI perché l'ho voluto fare, vado a vedere questo prodotto, questo principio attivo è in percentuale ridicola rispetto agli altri componenti. E nel tempo io lo posso usare senza problemi questo prodotto? Qualcuno me lo dice? E quello che hai usato per veicolare il principio attivo, che cos'è? Se hai usato il petrolato, per esempio, i derivati del petrolio e tutta la loro famiglia della serie non si butta niente, io non lo voglio più questo prodotto. E voglio poter dire che è dermatologicamente, più che dermatologicamente testato, perché oramai questo concetto è legato esclusivamente a questa manfrina dei 20 test sui volontari, sono pure cari sti test, cioè per fare un test di valutazione si paga quasi 500 euro a prodotto per poter avere questa cosa di dicitura dermatologicamente testata. Lo fanno 2-3 realtà, lo svolgono, lo fanno in tutta onestà perché la normativa pretende solo questo. E invece io vorrei che oggi il cosmetico amico della nostra pelle mi dicesse che ha superato le prove di ecodermocompatibilità, cioè ha un INCI ecologico, cioè nella declinazione dei suoi componenti ci sono prodotti, componenti che rispondono ai criteri dell'ecologia, biodegradabilità, non ittiotossicità, cioè non ammazzano i pesci del mare che poi mi ritornano e io me li mangio o li avvelenano. E però nello stesso tempo, senza perdere di vista la mia identità di medico e di dermatologo, ha una compatibilità con la pelle. Non è detto che solo perché ha tutti questi prodotti ecologici sia valido per la pelle. Tante volte una vecchia paraffina è meno irritante di un estratto secco o di un estratto concentrato botanico che ha un effetto magari irritante su una pelle sensibile. Ecco, questa è la rivoluzione alla quale io vorrei arrivare, vorrei sensibilizzare, e non solo voi che siete qui oggi. Incredibilmente io ho girato questo invito a tutti i miei colleghi dermatologi. Ho il piacere di avere Pasquale Frascione, che è il presidente dell'Accademia Dermatologi Italiani, che sicuramente ha girato questo invito. C'è Nancy Dattola, che è una specializzata, non mi fa fa gaffa, ti sei specializzata? No, ah, va bene. E beh, quindi lei è una nuova leva, posso, il seme può attecchire meglio in questo caso, almeno sei incuriosita, però la maggior parte di questo pubblico non appartiene al mondo della dermatologia o per certi versi lo frequenta senza essere addetto ai lavori. Perché? Perché l'INCI noi non lo conosciamo.
lì c'è uno sconosciuto, è una cosa che sarà difficilissimo creare il consumatore consapevole, perché è difficilissimo leggere, interpretare. Secondo me la normativa del 2013 doveva rendere leggibile e di facile interpretazione l'INCI. A me piacerebbe presentare un progetto di legge, non so se è tale, in cui tutti possono capire che cosa contiene un cosmetico. Mi piacerebbe molto questa cosa. Ma com'è a oggi l'INCI? Che cos'è? L'INCI è declina la composizione dei cosmetici secondo un ordine preciso decrescente, cioè le prime cose che stanno segnate nell'INCI sono la maggior parte della componente del cosmetico. E c'è tutta una modalità, gli estratti da pianta, come dicevamo prima, sono scritti in latino, gli estratti, i principi fatti chimicamente sono scritti in inglese, e poi c'è tutta una normativa legata ai coloranti che hanno una sigla a parte. E questo è l'obiettivo, dovrebbe essere quello di arrivare a una scienza della cosmesi che tuteli chi mette addosso un cosmetico e vigili anche sulle promesse, cioè non mi puoi dire che mi manda via le rughe quando poi io ho 70 anni, è impossibile che questo accada. Il cosmetico onesto è quello che sdogana le risorse della pelle, che la mette in condizioni di fare il suo dovere, il suo compito, e la pelle lo sa fare benissimo. Molte volte un cosmetico invece la inibisce, la prevarica, la mortifica. Spessissimo questo succede. E finalmente la letteratura comincia a fare un po' la sua parte, ad accorgersi che usare un cosmetico piuttosto che un altro può fare la differenza. Questo è un lavoro scientifico di un giornale dermatologico, in cui si mette in evidenza che una cute detersa in un certo modo con un detergente cosiddetto delicato, poi bisognerebbe vedere che cos'è la delicatezza, o che comunque non contiene dei terzi attivi aggressivi, non pulisce per asportazione, per trauma, ma per affinità, ha dato una differenza nei parametri di normalizzazione. E questo è un lavoro pubblicato. Quindi, ritornando, questo è perché noi dobbiamo mantenerli in ordine i parametri della dobbiamo mantenere normalizzati i parametri cutanei, perché tutto quello che altera la barriera cornea, cioè questo strato ultimo della pelle che è pervaso da un film virtuale che noi non vediamo, che si chiama film idrolipidico, fatto di acqua, di detriti cellulari, di sebo, di cellule morte, di cose che ancora non si sa. Cioè la cosmesi ancora cerca di mimarlo, ma non riesce a farlo, perché ci sono degli elementi misteriosi che cambiano da persona a persona, che caratterizzano il genotipo. E torniamo alle funzioni del cosmesi. Cioè la cosmesi ancora cerca di mimarlo, ma non riesce a farlo, perché ci sono degli elementi misteriosi che cambiano da persona a persona, che caratterizzano il genotipo. E torniamo alle funzioni del cosmetico. Quindi abbiamo visto che cosa deve fare, deve svolgere un'azione di igienica, la detersione, normalizzazione, ripristino della barriera cutanea, make-up, estetica, miglioramento della componente estetica e quindi controllo anche dell'emozione psicologica. E noi finalmente possiamo cominciare a dire che non vorremmo più vedere una serie di sostanze che compongono i cosmetici.
E qui ce n'è solo un accenno, cioè un assaggio di quello che noi non vorremmo più vedere. A questo proposito, a proposito soprattutto di quelli in pole position, cioè i petrolati, vi voglio raccontare una cosa che è molto significativa su quella che è la sinergia della quale parlavamo prima, del poterci parlare fra di noi. Quando io cercavo dati per dire che i petrolati fanno male, sono andata a rovistare nella letteratura dermatologica, non ho trovato niente, niente di significativo, niente da poter opporre a queste multinazionali che hanno i bidoni di paraffina, vasellina, che prendono a cucchiaiate, ci mettono come quando noi mettiamo il parmigiano sulla pasta, un po' di roba cosiddetta di principi attivi, i contoterzisti, no? I bidoni di roba venduti a tutti e poi ognuno la personalizza con le grandi marche. Per esempio lì c'è una mia cara amica Roberta Di Bagno che da tanti anni usa un prodotto di L'Oreal che compra al supermercato, lei gli piace tanto, e io le ho spiegato che quel prodotto ha la stessa composizione che ne ha un altro, sempre della L'Oreal, che è venduto 8.000 volte di più in profumeria, cioè il packaging sensuale, la pill della scatolina dorata, lei invece giustamente se la va a comprare 8 euro al supermercato. Dico, bene, ti ho convertito ad altro almeno? No. Ecco, lei è un mio insuccesso. La mia pelle a 64 anni parla da sola. E lei lì è la genetica che la fa da padrone. Però a proposito di questa cosa, io parlo con una mia amica che è microbiologa al CNR e che le dico, senti, io devo trovare qualcosa sui petrolati che sia significativo e che mi possa dare un potere contrattuale per cominciare a dire che non va bene. Attenzione, i petrolati sono classificati come cancerogeni di tipo 2, quindi c'è una normativa che ne dà un senso di allerta. Però che ti dicono quelli che li utilizzano? Sì, io è vero, sono così, ma io li ho purificati, cioè li ho resi saturi, innocui. Allora, a questo punto io mi sento un po' impotente. E che succede? Però trovo un articolo, una ricerca svedese di una azienda che vende prodotti per la tutela dell'uovo fecondato, cioè degli embrioni. Dici, che c'entra? Niente, non c'entra niente, è una combinazione. Si fa una gara internazionale, oggi la fecondazione assistita è diffusissima ed è molto sentito questo discorso di tutelare gli embrioni, perché poi c'è pure il dopo, dove li metto, che ne faccio, eccetera, me li vendo, ci faccio gli esperimenti. Però di fatto quando l'embrione fecondato è vitale va protetto, deve essere messo in condizioni poi di essere impiantato. Che cosa succede? Questa gara viene vinta da questa azienda svedese, vince dimostrando che il suo prodotto tutela l'uovo, l'embrione, in maniera totale, lo rende inerte, lo rende assolutamente privo di qualunque contatto con l'esterno, non viene inquinato da agenti batterici, da sostanze tossiche. E che cosa usano per fare questo? I petrolati. Cioè, in pratica, per tutelare l'uovo, l'embrione fecondato, questo embrione viene avvolto da uno strato di petrolato. E perché questo petrolato è così sicuro? Cercate di capirmi, perché è molto sottile come cosa. Cioè, in pratica questo petrolato è reso talmente inerte da diventare un muro. E come l'hanno fatto questo? Purificandolo. Ovviamente la loro purificazione non ce l'hanno raccontata, non l'hanno pubblicata perché l'hanno brevettata,
Quindi tutto il mondo si rivolge a questa azienda per avere questo tipo di sostanza. E qual è la conseguenza? Cioè che se veramente il petrolato è reso puro, è inerte, uguale, non serve a niente alla pelle. C'è una ragione in più, Ornella Vanoni cantava questa canzone, c'è una ragione in più per non usarlo. Cioè se non è purificato è cancerogeno, se è purificato non fa niente, è inerte. Allora io perché? Grazie a questa apertura in un mondo non dermatologico, io sono riuscita a attivare incredibilmente un'allerta, è una goccia nel mare, però c'è un'allerta in più, un'allerta che parte dal mondo dermatologico al quale io faccio caso. E qui c'è la letteratura che io propongo sempre quando voglio sparlare dei petrolati. Incredibilmente, se voi andate a vedere le fonti, non c'è niente di dermatologico. Biologia molecolare, embriocultura, giornali di tossicologia, questo è un giornale appunto non di dermatologia. Quindi le allerte a questo proposito sono assolutamente giustificate. Vogliamo parlare dei siliconi? I siliconi hanno cambiato la storia dei solari. Una volta senza i siliconi ti mettevi la crema solare e poi facevi la cotoletta sulla sabbia, no? Quel tutto ti rimaneva appiccicato. Oppure ti mettevi il fondotinta, adesso per pubblicizzare il silicone ti dicono te lo metti, poi ti metti la camicetta bianca, la passi così, non c'è niente, si è piato tutta la pelle. Sono fantastici i siliconi e guardate che non sono molto diversi da quelli che usiamo per isolare i lavandini, hanno rivoluzionato la cosmesi perché hanno tutte queste caratteristiche biochimiche che non vi vado a raccontare. La lista però fotografatevela, perché magari quando andate a comprare un prodotto, se la trovate in attesa che si faccia un'app finalmente che permetta a qualcuno, al consumatore, di vedere che si sta mettendo addosso e se è giusto che lo faccia, guardate quanti sono fantastici per tutte quelle proprietà che abbiamo detto, però cominciano a esserci delle allerte anche qui. Per esempio, alcuni sono sotto osservazione, alcuni volatili, altri non sono del tutto inerti. Perché, per esempio, c'è un cerotto a base di silicone, è solo una lamina di polimeri, che viene utilizzato per schiacciare, per togliere i cheloidi, le cicatrici ipertrofiche. Se io metto un altro cerotto non funziona, quindi evidentemente, siccome questo cerotto funziona, qualche interazione ci deve essere, perché se io ci metto un cerotto normale, uguale, che costa niente rispetto a questo che tu fanno pure pagare, non lo posso portare anche un anno, non gli cambia il destino al cheloide. Il cerotto di polimero lo fa, funziona. Questo è un esempio fatto su una cute trattata per un mese con tutti i giorni una crema ad alto contenuto di siliconi. Alla sinistra è la pelle prima del mese di tortura e i pori dopo un mese. E questa mi sono divertita a portarvela perché, guardate, questa, torniamo solo un attimo indietro, guardate questa inci. Il primo componente è un silicone, ma ce ne sono anche altri? No, questo c'è, però diciamo che essendo quello immediatamente dopo l'acqua, l'80% di questa crema è fatta di silicone. L'altro giorno sulla Repubblica, donna di Repubblica, mi sono imbattuta in questa bella pubblicità, impeccabile tutto il giorno,
un fondotinta a lunga tenuta, come recita il claim, per essere perfetta dalla mattina alla sera, un comfort mai provato prima, per farti sentire sicura, a tuo agio, bellissima. Double work. Wow. Guardate la composizione. Acqua, silicone. L'80% di questo fondotinta è non solo, ma in seconda linea c'è un altro, dimeticone. Poi c'è glicole, butilenico, ripeto. E qua possiamo andare avanti con i filtri solari. I filtri solari sono sotto osservazione alta perché octotrilene e cinnammati, ricordatevi queste parole, sono dei disturbatori endocrini. Sembrerebbero responsabili dell'impennata dell'endometriosi che sta colpendo le nostre adolescenti, oltre ad avere un ruolo di inquinamento sulla barriera corallina. Dimostrato, non lo dico io. Vogliamo parlare delle nanoparticelle? Tagliare sempre più piccolo per far penetrare, e non abbiamo tracciabilità poi. E quindi a questo punto corre l'obbligo di fare anche un po' più di chiarezza e dire che cosa, perché oggi tutti parliamo, io voglio solo le cose naturali, ma è naturale questo, è bio, se no non lo voglio, per carità. Cominciamo a dare un po' di notizie corrette. Il naturale, per naturale, se intendiamo una cosa, a meno che uno non si affetta un po' di cetriolo, se lo mette in faccia con conseguenze anche brutte, non esiste. Dico sempre che il naturale è più che altro una filosofia di vita. No, andate, noi sappiamo, loro vengono da parte. Non esiste, è naturale l'uranio, è naturale l'asbesto, è naturale l'eruzione di un vulcano, è naturale un gas tossico. Quando parliamo, pensiamo al naturale, noi più che altro pensiamo a uno stile di vita, al rispetto del naturale, alla tutela della natura. Mentre se vogliamo parlare del cosmetico ecologico, ci sono dei canoni che lo caratterizzano, ovvero il cosmetico ecologico ha dentro nella sua composizione principi da fonti rinnovabili che non impattano con l'ambiente, e se non sono di estrazione vegetale sono di sintesi da chimica verde o chimica amica, perché pure qui la chimica non va demonizzata se è una chimica seria, se compone prodotti che abbiano una affinità per la pelle e rigorosamente non contiene i derivati del petrolio. Perché? Perché non sono fonti rinnovabili, va da sé. Poi c'è il cosmetico ecobiologico, cioè dove la componente di estrazione botanica o vegetale viene da coltivazione biologica. Quindi benissimo, ma è un di più. Potrebbe essere che il cosmetico ecologico non sia biologico, questo non significa che fa necessariamente schifo. È meglio però se è biologico, è chiaro. Vedete, qui ci sono delle dimostrazioni di come può essere. E poi per finire c'è quello che noi vorremmo, il miracolo che si compisse, cioè il cosmetico che ha l'inci ecologico ma anche un'affinità e una compatibilità per la pelle, ed ecco che nasce il concetto di eco dermo compatibile dove pure là la sottospecie può essere biologica. Invece voi vedete che c'è il cosmetico diventa eccesso se è ipoallergenico. Queste sono le cellette per testare il dermatologico. Io sono presidente di questa associazione, No Profit, che è nata per la voglia di due matte, che una sono io, una era purtroppo Riccarda Serri. Qualcuno ci disse: voi vi state mettendo contro dei colossi, lo sapete? Noi onestamente non lo sapevamo, così come ci venne detto, però poi ce ne siamo accorti, in effetti, che... mi dispiace che oggi queste cose Riccarda non riesca più a vederle, ma qualcosa è cambiato, finalmente, perché
il messaggio di Skineco, la nostra mission è diventata la direzione giusta. L'ecodermocompatibilità è come quando, come la conoscenza, anche dall'ecodermocompatibilità oramai non si torna più indietro. A dispetto di tutte le certificazioni che poi una ne dice una cosa, una ne dice un'altra, però comunque qualche garanzia la danno, perché quando uno ci mette la faccia, quando l'imprenditore dice io mi faccio certificare, comunque già ha messo in gioco la sua serietà e la sua sicurezza. Guardate, in Italia l'Ecolabel, che è l'ente che certifica i detersivi, è molto più rigoroso, correggimi Barbara se... Ci sono delle differenze alla fonte. Esatto, cioè noi paradossalmente abbiamo delle tutele per i detersivi che non abbiamo per i cosmetici. Cioè, quindi la sostenibilità di un cosmetico passa per la tutela ambientale ma anche per il mondo dermatologico. Skineco, io sono orgogliosa di dire che si è incardinata, così si dice in termini tecnici, un progetto di legge che tuteli e che sorvegli sull'ecotossicità dei cosmetici. E a questo tavolo di lavoro Skineco è presente. Questa è una cosa di cui sono veramente orgogliosa. Guardate, questo è un esempio, un altro nome da ricordare è DTA, un additivo che è presente sempre, dovunque. Un chilo di DTA rende l'acqua mortale per il 50% dei pesci in un volume di 2500 litri. I numeri, tornano i numeri, e invece noi sappiamo che è possibile una cosmesi nuova, dermocompatibile, ecocompatibile, con la chimica amica che ci supporti, quindi con tecnologia, con la sicurezza e con l'efficacia, perché noi vogliamo anche l'efficacia adesso. E questa è la dermatologia, la cosmesi del terzo millennio. I cambiamenti si fanno poco alla volta, le vere rivoluzioni si fanno con piccoli cambiamenti. E quello che dovrà succedere, così come siamo diventati attenti a quello che mangiamo, siamo capaci di vedere quello che c'è nella composizione di un cibo, lo dovremo fare col cosmetico. Consumatore consapevole, ognuno deve fare la sua parte, non abbiamo più scusanti. Passivamente, se subiamo passivamente, siamo destinati a essere fregati. Skineco ha ispirato anche una piramide di skincare. Perché? Perché gli americani, come al solito, vogliono mettere il cappello su tutto, e allora hanno deciso che tutto questo fa bene alla nostra pelle. La prima cosa che ci fa bene sono i filtri solari. Ma di che? Ma noi viviamo sotto al sole da miliardi di anni, se fosse così dannoso ci saremmo estinti. Cominciamo a rivalutare anche le fonti naturali in questo senso. Non ci serve il solare quotidianamente. Questi principi attivi, retinoidi, la vitamina A, hanno a che fare più col farmaco che col cosmetico, così come gli alfa idrossiacidi, che sono diventati la panacea, l'acido glicolico, e noi sappiamo bene che non è che, oltre ad accelerare il turnover cellulare, più di tanto non ha fatto. Per non parlare poi degli antiossidanti, gli antimacchia, le nuove molecole, i peptidi che vanno a braccetto con le nanoparticelle, perché per farle penetrare li rendono addirittura micronizzati e nanoparticellati, anzi è meglio. Pensate che c'è uno studio recente che parla dei fattori di crescita presenti nell'aloe, cioè i fattori di crescita sono una cosa inquietante. I nuovi farmaci antitumorali utilizzano gli antifattori di crescita. Quindi potenzialmente, così come abbiamo dato un'attenzione oggi straordinaria a queste molecole che sono gli oli essenziali, dobbiamo cominciare a darle a tutto. Non c'è niente di così semplice. C'è un mondo complesso che richiede scientificità e competenza. Questa è la nostra piramide. La prima mossa per curare la pelle è la detersione, poi c'è la normalizzazione, in quel concetto che dicevamo prima, nessuno può pretendere né millantare il miracolo,
il vero cosmetico, il cosmetico onesto, è quello che sdogana le risorse della pelle. Poi ci posso mettere i miei principi attivi selezionati, validi, che non vengano assolutamente inficiati da un veicolo piuttosto che da un altro, e poi devo avere una componente di conservanti che però, come vedete, è come il dolce nella piramide alimentare, il dolcetto della domenica, la minima quantità. Questo è quanto. Io sono felice di avervi avuto qui, ringrazio Marina che veramente è un vulcano da questo punto di vista. Lei non l'ha fatto perché è una persona per bene, una persona molto eticamente veramente valida, ma i suoi prodotti sono veramente buoni e si chiamano Biomarina.